Il tricolore sventola sulla terza conclusiva giornata delle finali della Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico di Cortina d'Ampezzo. Sulla pista Olimpia delle Tofane, l'Italia ha ottenuto nella gara di slalom due vittorie e un terzo posto. Grande finale di stagione per René De Silvestro, l'azzurro di San Vito di Cadore che sulle nevi di Cortina si allena da sempre, è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio, precedendo il norvegese Jesper Pedersen e il francese Victor Pierel. Sono molto contento di aver vinto qua in casa, soprattutto per tutto il tifo che c'era, quindi sono senza parole, bellissimo. È bello esserti misurati con gli altri già quest'anno, quindi fra 3 anni darò ancora di più di me stesso, quindi per anche il cambio oro. Già quest'anno sono entrato a far parte del loro gruppo, del boxer di Cortina soprattutto e dell'energy di Cortina che mi danno una grossa mano e grazie a tutti, anche tutto il tifo, tutti i miei amici, è stato il top. L'altra vittoria porta la firma del trentino Giacomo Bertagnolli nella categoria Visual Impaired, con la guida Andrea Ravelli. Ottimo anche il terzo posto del lombardo Federico Pellizzari nella categoria Standing. Con la giornata di oggi si conclude la 3 giorni di gare che ha visto la Fondazione Cortina ospitare 100 atleti di 25 diverse nazionalità per un totale di oltre 2000 persone coinvolte tra squadre, ospiti, tifosi e staff.